Amiche e amici di Sport Più TV, ritroviamo Stella Nervini qui al Pala Fenera, 3-0 per la Reale Mutua Fenera Chieri, ma Bergamo ha combattuto in tutti e tre i set. Sì, diciamo che sono molto contenta per l'atteggiamento che abbiamo avuto in questa partita. Giocare al Pala Fenera non è facile, ci tenevamo a fare una buona prestazione dopo la partita che abbiamo fatto contro Roma. Purtroppo ci siamo persi un po' nei momenti finali dei set, però siamo state lì, abbiamo combattuto con una grande squadra. Abbiamo visto una Stella Nervini decisamente cresciuta rispetto alla scorsa stagione. Sì, sono molto contenta qua a Bergamo, mi sto togliendo qualche piccola soddisfazione, chiaramente parte di questo è merito della stagione passata, quindi venire a giocare qua a Chieri ci tenevo particolarmente e sono contenta di aver provato a dare il mio contributo alla squadra. Rachele Morello, è stata più dura del previsto se uno si ferma a guardare la classifica. Beh sì, ci aspettavamo in realtà una partita così, perché loro insomma ora ogni punto che fanno insomma è, credo sia molto importante per loro, quindi sapevamo di trovare una squadra agguerrita e quindi sono felice che siamo riusciti a portarla a casa anche soffrendo. Adesso un po' di riposo prima di questa Final Eight a Trieste. Sì, questa settimana, dopo un bel po' di settimane, non giochiamo di mercoledì e quindi avremo tutta la settimana per preparare le Final Four, quindi siamo felicissime davvero e lavoreremo duro insomma per arrivare nella forma migliore per disputare questa Coppa Italia. Camilla Weitzel, anche MVP oggi, i tuoi servizi nel secondo set hanno ricucito lo strappo e permesso a Chieri di vincere questa gara 3-0. Soprattutto sono fiera di tutta la squadra, soprattutto nel secondo set abbiamo fatto una cosa incredibile e sono felice che alla fine in battuta potevo spingere e abbiamo vinto, sono molto molto felice. Adesso c'è una settimana finalmente intera per preparare la semifinale di Coppa Italia. Sì, sì, un'esperienza bellissima per noi e siamo carichi e vediamo cosa possiamo fare contro Conegliano.